Eccoci cari amici, nuovamente insieme, serata fantastica, speciale. Chiedo scusa a tutti se ho lasciato un po' di suspense su questa fantastica giornata. Oggi saremo anche un po' più lunghi, ma è un giorno, almeno per me e per noi, memorabile perché abbiamo costruito qualche cosa che noi riteniamo fantastica. Come vedete, questa sera non stiamo trasmettendo dal solito cellulare, da poveri, siamo sempre poveri, ma abbiamo creato qualche cosa. Questo è un canale web TV, di cui fra un pochino vi parliamo, e quindi ci siamo evoluti, stiamo tentando di darci un qualche cosa di più. Perché? Adesso vedremo il perché. Ho la gioia ancora di emozionarmi. Mi emoziona vedere una mamma che prende il proprio bambino in mano, mi emoziona vedere un film di amore, mi emoziona vedere un fiore sbocciare, mi emoziona inginocchiarmi davanti al crocifisso di Medjugorje, mi emoziona vedere ancora il tricolore sventolare in cima ad un'asta. Questa sera sono emozionato di aver costruito un piccolo mattone di una grande casa insieme a voi. Come abbiamo detto, abbiamo creato questa grande famiglia che non si esaurisce o non si scioglierà alla fine dello stato emergenziale, ma continuerà a crescere perché il popolo italiano ha diritto di vivere nella propria fantastica terra senza repressione e con la democrazia che ha conquistato. Vi voglio far vedere la nostra squadra, perché altrimenti sembra che ci sia solo l'avvocato polacco. Abbiamo creato una piccola squadra di tanti piccoli David con la fionda, che lanciano i propri sassolini contro Golia e riusciremo a coglierlo nel punto vitale e quindi a vincere dopo tante piccole battaglie anche la grande guerra. Vi voglio presentare, se ci riusciamo, chiedo scusa se ci dovesse essere qualche piccolo intoppo tecnico, ma non abbiamo né mezzi né registi, non abbiamo studi televisivi, abbiamo noi stessi con qualche piccola telecamera. Quindi proviamo a vedere, vi faccio vedere la nostra squadra. Eccoci. Adesso vi presento i nostri fantastici giovanotti. Non tutti sono giovanotti, eccoli qui. Ciao, ciao, ciao a tutti ragazzi, Ciao ciao. a tutti, ciao. Abbiamo Elena, i nostri volontari prima, Elena, Elisa, Valeria, Carola, Cristiano, Roberta, i nostri volontari che rispondono e risponderanno. Chiedo sempre scusa se per qualche periodo non siamo riusciti a dare più di quello che abbiamo dato, ma insomma, da questo momento saremo di più e grazie per tutti quelli che vorranno ulteriormente partecipare. Abbiamo anche i nostri tecnici, vedete tutto quello che abbiamo. Noi non avremmo potuto farlo se non avessimo dei grandissimi, fantastici tecnici che non solo ci hanno supportato, ma ci hanno soprattutto difeso dalle centinaia di attacchi hacker di qualsiasi genere abbiamo avuto. E abbiamo la società del Alter Ego di Fiuggi con Davide Carletti. Ciao Davide, abbiamo il Pezzali, Pizzanti, Stefano Pizzanti come il papà Gabriele, Emiliano Belmonte, il nostro addetto stampa con Valeria Fossatelli. Poi abbiamo i nostri rappresentanti legali, ecco Patrizia, fantastico avvocato, e gli altri legali che in questo momento stanno lavorando per noi. Quindi questa piccola squadra di questi giganti, perché sono tutti volontari e noi un giorno, quando saremo ricchi, speriamo di poter donare qualche altra cosa a loro, oltre l'affetto che ci date quotidianamente. Quindi a tutti quanti, in bocca al lupo e soprattutto in alto i cuori.
Ciao a tutti, grazie, grazie ragazzi. Ecco, ritorniamo alla nostra postazione. Eccoci qua. Andiamo avanti con questo nostro incontro. Allora, come vi stavo dicendo, se oggi non fossi io e fossi in questo momento Montezemolo, vi direi dalla Ferrari, dopo aver distrutto all'Italia, sto costruendo per voi delle astronauti. Se fossi Giuseppe Conte, vi direi, dopo aver fatto un governo di sinistra, dopo aver fatto un altro di destra, adesso ne farò un altro con Nettuno e le sirene. E invece noi non possiamo dirvi altro che vi promettiamo che continueremo a difendere gli interessi degli italiani e soprattutto le nostre libertà. Come facciamo? Come sapete, siamo tutti quanti giorni impegnati nella difesa, nelle piazze, nei tribunali, stiamo accorrendo anche negli ospedali, ma dobbiamo fare un salto di qualità. Voglio dire, ai pochi detrattori, ai pochi invidiosi, pochi corrotti che si infiltrano attorno a noi, vi do a loro una brutta notizia: l'avvocato polacco non si candida, quindi è inutile che continuate a dire sta facendo tutto per candidarsi, che i pochi invidiosi, detrattori, corrotti, prezzolati prendono gli stipendi dai grandi gruppi, quindi non si candida a sindaco di Roma, non si candida a Camera, ma insieme al popolo italiano abbiamo creato un contenitore, un movimento per selezionare la nuova classe dirigente. Noi, popolo italiano, vogliamo selezionare la prossima classe dirigente del paese. E lo stiamo facendo già da tempo e vi chiediamo di partecipare a questo costrutto, perché possiamo protestare quanto vogliamo, ma se nei posti legislativi non inseriamo persone incorruttibili, persone pronte, sveglie, preparate, dal Covid passeremo al rossi, al nero, e passeremo una vita intera a doverci difendere. Invece no, vogliamo essere rappresentati da una nuova classe dirigente, e noi, popolo italiano, vogliamo partecipare alla selezione di questa classe dirigente. Già è stata selezionata in questo anno di battaglie, già si è selezionata una parte della classe dirigente, e sono tanti personaggi fantastici. Noi vogliamo citarne solo due per ogni settore, ma ce ne stanno decine, e nessuno ci può dire che le persone che citiamo non abbiano quella robustezza morale che è indispensabile per governare il nostro paese. E citiamo, facciamo anche nomi e cognomi, ma sotto ce ne sono altre decine. Citiamo gli avvocati Nino Moriggia e Lillo Musso, citiamo gli imprenditori come Silvio Zuppichiatti, gli attori fantastici che si stanno prodigando anche sui palchi di tutta Italia, come Sandro Torella o come l'incorruttibile, pervicace e fantastica deputata Sara Cugnal. Ecco, sono alcuni nomi che già si sono selezionati e che il popolo italiano continua a selezionare, perché dobbiamo mettere nei posti dirigenziali del nostro amato paese chi lo ama, non chi lo vuole distruggere. E quindi vogliamo partecipare democraticamente a questa costruzione. E che cosa abbiamo fatto? Oltre questa web TV di cui parliamo fra un attimo, che mettiamo a disposizione di tutto il popolo italiano, abbiamo costituito anche un movimento associato alla nostra associazione Io sto con l'avvocato polacco. Questo movimento di cui adesso vi facciamo vedere
il logo, la pagina, si chiama Le Sentinelle della Costituzione. Eccolo qui, lo potete vedere. Vedete la nostra pagina, sempre io sto con l'avvocato polacco. Vedete il logo, il nostro logo storico, io sto con l'avvocato polacco. E accanto, accanto, vedete Le Sentinelle della Costituzione. Vedete un guerriero che difende la Costituzione, ma anche che la difende, ma anche con la bilancia della giustizia, perché la giustizia deve essere al primo posto tra i nostri valori, al primo posto la Costituzione e la giustizia. Guardate, la mia emozione è ancora più grande perché questa nostra famiglia, questa comunione, oggi è anche un piccolo dono, una musica, un inno fantastico, meraviglioso. Vi voglio far ascoltare un piccolo brano del nostro meraviglioso inno Ascolta l'anima. Questa fantastica melodia che ci entra appunto nel cuore e nell'anima è cantata dal soprano Rossana Potenza e messa a disposizione anche dal maestro che l'ha scritta, Beppe Cantarelli. Li ringraziamo di cuore per la loro immensa generosità. Allora vi voglio far vedere anche il sito web. Ecco, abbiamo, ecco perché questa era una sorpresa, ci tenevamo tanto. Abbiamo anche con i nostri tecnici, ma la cosa fantastica, tutto questo lo abbiamo fatto, dice, con finanziamenti di enti, partiti, fondi, chi più ne ha più ne mette, case farmaceutiche, nulla! con l'aiuto della gente, del popolo, con poche decine di euro ognuno. Le vostre iscrizioni sono servite a questo piccolo miracolo. Adesso vi faccio vedere eccola, guardate, questa è la nostra web TV. Basterà andare, adesso vi spiego, ecco, guardate che bella impaginazione. Ringraziamo sempre i nostri tecnici che vi ho presentato, favolosi, che ci hanno dato questa, con tutti i nostri filmati. A cosa serve? A cosa serve? Serve a non essere più ricattati. Nessun social ci potrà più ricattare, nessuno potrà dire adesso vi cancello, adesso questo discorso lo cancelliamo, lo banniamo. Nessuno ci potrà più ricattare, siamo sempre più indipendenti. Allora da domani, invece di andare sui soliti social, basterà cliccare, ecco qui, su questo, eccolo qua, vedete, su Google, su un qualsiasi motore di ricerca, avvocato polacco .tv alle 19 come al solito, e andremo in diretta ovviamente non solo sul nostro canale web TV ma anche su tutti i social. Da oggi niente più ricatti, siamo ancora finalmente ancora più liberi, questo grazie a voi. Vedete, e questa è la grande emozione, la grande soddisfazione. Nessuno ci ha corrotto, nessuno ci ha pagato, nessuno ci ha finanziato, siamo riusciti in questa grande impresa. È piccola? Sì, è piccola, ma ne siamo orgogliosi. E quindi ringraziamo tutti quelli che attraverso l'associazione ancora
si iscriveranno, ci daranno la possibilità, iscrivendosi al nostro sito, ci danno la possibilità di crescere, di pagare magari qualche piccolo rimborso anche ai nostri fantastici volontari. Queste sono una parte delle fantastiche novità di cui vi volevo mettere al corrente. Vi chiediamo scusa di questa attesa, ma siamo talmente orgogliosi che vi volevamo creare anche un'aspettativa. Non è finito, perché ci abbiamo un'altra piccola chicca. Adesso la troviamo e ve la metto a disposizione. Una chicca fantastica, una chicca fantastica. Voi non potete sapere quanto è stato difficile. Molti ci chiedevano, ho evitato di dare risposte perché poi si può creare allarmismo. Abbiamo faticato immensamente, ma ci siamo riusciti. Ve lo ricordate quanti, tante, migliaia di voi hanno già partecipato alla richiesta di risarcimento danni da lockdown contro il governo Conte Speranza? Quanti di voi hanno partecipato? Molti mi hanno chiesto, ma allora che sta succedendo? Ci siamo riusciti ad ottenere finalmente l'iscrizione e l'udienza. Ci hanno fatto di tutto, hanno provato a depistarci in tutti i modi. Stasera, per la prima volta, ho l'onore di mostrarvi l'udienza. Guardate, e guardate che bello, guardate che c'è scritto. Contro il governo della Repubblica Italiana. Fissazione della prima udienza. Stampatevelo! Portiamo Conte Speranza in tribunale per pagarci il risarcimento del danno. Ma adesso vi farò vedere la sorpresa ancora più bella. Eccola qui. La data, 8 settembre 2021. Guardate, 8 settembre. 8. Cosa vi ricorda l'8 settembre 1943? La cacciata. L'8 settembre l'Italia viene liberata. Guardate che il caso pazzesco. Udienza contro Conte Speranza, 8 settembre 2021, anniversario della liberazione d'Italia. Fantastico, fantastico. Vi voglio dire che da adesso, proprio perché siamo riusciti finalmente a iscriverla, e questa è la più grande causa di risarcimento del danno contro il governo mai effettuata in Italia, a cui hanno già partecipato 2.000 cittadini, da questo momento per altri 30 giorni si potrà partecipare, perché faremo dei ricorsi ad adiuvandum e quindi amplieremo il numero dei cittadini che corrono a farsi pagare il risarcimento dei danni, non dal governo, non solo dal governo, ma in persona fisica, dall'ex presidente del Consiglio e dal ministro della Sanità. Questo, ecco qui, come potrete partecipare ancora al ricorso per altri 30 giorni da oggi. Ma vedete, voglio concludere, perché noi diamo sempre documenti, perché oltre voglio concludere con una nota. Ex presidente Conte, dovrai venire a difenderti e a farci sapere perché, senza motivi, perché tutti gli studi adesso lo stanno dicendo, hai chiuso il popolo italiano per mesi dentro le proprie case. E ci dovrei anche spiegare l'ultima, perché oggi sei un noto professore universitario, sei un noto avvocato, ma perché l'ira di Conte sulla sostituzione dei servizi segreti? Ma perché un professore universitario deve esternare ira?
Perché? Volevi ancora comandare sui servizi segreti dopo essere stato destituito da Presidente del Consiglio dei Ministri? Spiegacelo. Amici cari, vi abbraccio immensamente, grazie, grazie, grazie del grande affetto che ci state dando. Quello che facciamo riusciamo a farlo esclusivamente perché esistete voi. Da domani andremo nuovamente in onda e poi ci rivedremo lunedì sera su questo canale, anche sui social, su questo canale che potete trovare su internet digitando avvocatopolacco.tv. Fra qualche giorno vi daremo altre ulteriori possibilità e notizie. Vi abbraccio con un immenso affetto. Chiediamo sempre scusa per i piccoli ritardi, ma come vedete andiamo avanti, non ci fermeranno mai e soprattutto siamo una spina nel fianco del potere corrotto e nel potere che non rispetta la libertà dei cittadini. Viva la Costituzione italiana, viva la libertà del popolo italiano. A domani sera, ore 19:00.